Buonasera ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina. Finalmente si sta delineando la strada. Parliamo di quello che ha scritto Panorama. C'è un articolo fatto anche dall'avvocato Michele, che saluto. Finalmente abbiamo scoperto perché Zhang non ha fretta di vendere. Zhang non ha fretta di vendere. Perché prima non è un'escussione normale del pegno, cioè non è che Oltrighi strappa l'Inter, perché prima dell'escussione del pegno, cosa dice l'articolo di Panorama? Prima dell'escussione del pegno, un perito esterno deve fare una valutazione dell'Inter, nominato dalle parti. Quindi non perde nulla a zero a Zanghi. I ragazzi della Sciatria che esonerati lo sanno, che lo dico da mesi, mesi e mesi, ora sono un po' eccitati e li capisco. Dovevo fare per forza un video. Prima che questa notizia venisse sporcata, io dovevo fare comunque un video. Quindi facciamo un esempio. Zanga arriva a scadenza. Perito esterno, valutazione dell'Inter, 1 miliardo e 2. Quindi devono togliere i debiti, tolgano i debiti dell'Inter, facciamo quelli vivi sono 7-800, tolgano i soldi del prestito e il resto va a Zhang. Zhang se ne esce pulito, non deve dare soldi a nessuno, non ha più debiti. Ecco perché a lui non conveniva vendere, a meno che in questo frangente non ci fosse stata un'offerta da 1 miliardo e 3, 1 miliardo e 4 o 1 miliardo e mezzo. Ecco perché Zhang sta arrivando fino alla fine. Sta portando la nave in porto, perché poi Oaktree rientra comunque dei soldi. La rivende al compratore, come dice Carlo Festa del Sole 24 Ore, e guadagnerà sia degli interessi del prestito e sia quando la darà al compratore, perché poi Oltri a sua volta la cederà. Ecco qual era lo scenario. Vi metto il link dell'articolo in descrizione. Andate a leggere cosa hanno scoperto. E complimenti, in mezzo a questa ricerca ci sono anche degli amici, diciamo, delle persone che conosco molto bene, ma non voglio fare nomi, ma gli devo fare i complimenti perché è un articolo bellissimo. Diciamo che chi ha lavorato a questo articolo, io conosco tutti questi hanno lavorato, questi ragazzi hanno lavorato a questo articolo. Quindi non gli conveniva Zhang vendere. Zhang gli conviene portare la nave in porto fino all'ultimo giorno. Ecco perché non c'è stato ancora nessun passaggio di quote e non c'è stato nessun passaggio di azioni, non quote, perché l'Inter è un SPA. Abbiamo capito? Vi metto il link dell'articolo. Complimenti! Ma non perché poi dice quello, diciamo noi da 2 anni, ma complimenti veramente a quell'articolo, che io so anche che so tutto, insomma, un po' come è nato, ma faccio i complimenti perché non perché viene dalla nostra parte, indipendentemente poi da chi acquisirà l'Inter, dalla nazionalità. Io non sto parlando della nazionalità, io sto parlando proprio del meccanismo che stiamo cercando di spiegare da circa 2 anni. Quindi questo articolo con un documento, va bene, va a cementare tutto quello che abbiamo detto fino ad ora. Ora manca l'ultimo step, vediamo, perché a questo punto le strade le son due. Oltri la prende ovviamente e l'ha già detto che non gli interessa la gestione e la rivende, quindi ci guadagna due volte, sia con gli interessi del prestito, sia rivendendola al nuovo acquirente. Oppure dalla Cina magari domattina si svegliano e dicono: ok, ti diamo 1 miliardo, Zhang, tieni l'Inter. Non ci sono altro che queste due strade. Quindi sono felicissimo perché no, io non c'entro nulla. Il lavoro dei ragazzi con questo articolo viene premiato al 100% perché è tutto certificato. Sono veramente felice. Ragazzi, vi invito domani sera a guardare la live giù le mani dall'Inter alle 21:30 sul canale degli Esonerati. Vi aspettiamo numerosi. Ciao Inter!